ricordare i 50 anni dal golpe cileno con questa iniziativa divisa in due parti. C'è prima questa parte, diciamo, di tavola rotonda di cui si parlerà soprattutto non dei fatti cileni in sé, ma di come quei fatti abbiano un forte impatto sugli italiani, in particolare su una generazione di italiani e in particolare attraverso la musica. Poi alle 5 ci trasferiamo fuori e ci sarà la parte di concerto. Di questa giornata fa parte anche questa specie di tunnel temporale che vedete qui fuori, che si costruisce con manifesti dell'epoca, appunto l'impatto che... Siediti perché se non sei tagliato sul video. Mi siedo, scusate, necessità di regia. Appunto, tunnel temporale che ci porta ai fatti dell'epoca, è costruito con manifesti delle condizioni del Vives, della società di resistenze personali di Stefano Gavagnin, e in fondo c'è una serie di fotografie, reportage fotografico sul Festival dell'Unità del 1974, in cui, che si svolse qui alla Giudecca, in cui gli Intilimani cantarono esattamente qui davanti. Dove, la strada che avete fatto per arrivare dal potere delle città, e qui ci siete passati esattamente in mezzo. Lì cantarono, poi va bene. Nelle varie foto si possono riconoscere varie persone, tra cui alcune che sono qui, per cui ognuno potrà giocare a questi riconoscimenti. Ecco, cos'altro? Ecco, forse vale la pena raccontare un aneddoto. È da mesi, in particolare l'idea è partita da Stefano Gavagnin, che pensava di organizzare questa cosa. A un certo punto tutta l'organizzazione ha avuto un po' una deviazione, perché era nata l'idea di portare gli Intilimani, quelli originali, senza offesa, gli Intilimani a Venezia, a tutta la Serena Nono, che veramente mi conosce bene. Ci eravamo un po' buttati la testa, per qualche settimana ci abbiamo pensato, poi la cosa era decisamente al di là delle nostre possibilità economiche e organizzative, anche coinvolgendo soggetti con le spalle più solide delle nostre, come la Camera del Lavoro. Ci abbiamo rinunciato, siamo tornati al piano originale, peraltro qualcuno assicura che dopo tutti questi anni i nostri gruppi sono anche più bravi. Quindi sentiremo se è il caso. Va bene, quindi mi resta solo da ringraziare un po' di persone, ve l'ho detto, l'Ampi Sette Martiri e lo Spice GL che hanno contribuito, la nostra flottiglia Acque, a Franco Fiorina e Marco Bassi, che non so se sono arrivati, che hanno curato i trasporti appunto in barca, e Franco Paolini che ha messo a disposizione le foto, Serena Nono che ci ha concesso il video che adesso vedrete, riferito sempre al Festival dell'Unità del 1974, l'architetto Battain che oltre a fare il regista ha allestito diciamo, la parte delle foto, e spero di non essere dimenticato nessun altro. E quindi adesso vediamo questa introduzione video tratta appunto dai film di famiglia di Serena Nono, e poi lascerò la parola a Stefano Gavagnin, un po' il regista del pomeriggio. Thank you.
ringrazio tutti, mi unisco ai ringraziamenti già elencati. Sicuramente ci dimentichiamo di qualcuno perché hanno partecipato, state più volte tantissime persone. Intanto sono i relatori e i musicisti, meglio ringraziati e nella sottintesa. Si autoringraziano a vicenda perché siamo tanti. E niente, allora io cerco di. Mi scuso se leggo perché mi piacerebbe farlo a braccio, ma ci sono dei tempi da rispettare di questa cosa. Quindi, allora, ogni storia che si rispetti possiede tanti inizi possibili, diversi, no? Quella che raccontiamo qui oggi con parole musiche ha a che vedere con un particolare amore per l'America Latina, per le sue musiche, ma anche con un discorso etico e politico. E quindi potremmo stabilire come punto di partenza di questo racconto Cuba e la sua rivoluzione del 59. Per tutto il Novecento ogni generazione di italiani e di europei, direi, ha conosciuto rappresentazioni musicali diverse, ha avuto la sua rappresentazione musicale dell'America Latina. E all'inizio del secolo scorso il tango, poi è arrivato il mambo, poi la salsa, fino alla cumbia, il reggaeton. Negli anni 60 era stata Cuba a fornire un materiale per una rappresentazione musicale antiimperialista che soppiantava quella ludica, danzante, molto pittoresca che aveva offerto abbondantemente il cinema hollywoodiano e anche qualche suo riflesso nostrano. Quindi nel nostro immaginario Fidel Castro e Che Guevara davano lo sfratto a Carmen Miranda, al negro Zumbón, che è il protagonista di un baion che di Armando Trovajoli, italianissimo, lo cantava, cioè non lo cantava, faceva playback a Silvana Mangano che lo ballava, in realtà cantava la moglie di Trovajoli nel film Anna. E a partire da lì il mito politico latinoamericano, a partire da Cuba, fu particolarmente forte, anche perché fu un fenomeno trasversale che interessò tanto la sinistra giovanile marxista come i gruppi di base cattolici. Fu veramente trasversale questo interesse. La guerriglia come palingenesi, forse. Di certo, quando l'esperienza del 68 cominciò a esaurirsi, si cominciò a proiettare sulla geografia latinoamericana un'utopia di rigenerazione che a casa nostra sembrava ormai compromessa e irraggiungibile. La letteratura contribuì a fornire alimento a tale rappresentazione. Se La Habana era il centro nevralgico dell'utopia rivoluzionaria, Macondo, l'immaginario villaggio in cui García Márquez ambienta la saga familiare dei Buendía, nel suo romanzo Cent'anni di solitudine, ne incarnava la dimensione mitologica, real meravigliosa. La musica ebbe in ciò una sua parte importante. Nei primissimi 70 vi fu il successo planetario del Condor Passa, un tema di compositore accademico peruviano, datato 1913, ma di sapore folclorico andino, da cui Simon e Garfunkel ricavarono una cover che divenne una hit mondiale. Parallelamente cominciarono a circolare a poco anche le canzoni di lotta cubane, uruguayane e a formarsi complessi di italiani che riproponevano quel repertorio. A Milano un gruppo si chiamava Tecumumán, poi Maestra America, che è stato un po' un gruppo di bandiera dell'Italia Cuba, dell'Associazione Italia Cuba di Milano. E in un altro contesto, a Rimini, in quella zona lì, contesto più cattolico, il gruppo Safra, che fece anche diversi dischi, una certa diffusione. Nel frattempo, in Cile, all'estremo occidente del mondo, era arrivato al potere un governo rivoluzionario presieduto dal socialista Allende, non attraverso la lotta armata, come a Cuba, ma attraverso un processo elettorale democratico, una novità assoluta. L'esperienza durò 3 anni, durante i quali in Italia si guardò al Cile con enorme interesse, anche per una serie di supposte analogie politiche tra i due paesi. Sostanzialmente i partiti avevano lo stesso nome, diciamo, all'ingrosso era questa, la grande analogia. Alla fine di quei 3 anni, segnati da diversi successi sociali, ma anche da alcuni errori strategici da parte di quella coalizione di governo, la destra reazionaria cilena e l'amministrazione degli Stati Uniti, incarnata dal segretario di Stato Kissinger, misero fine a quel laboratorio di cambiamento politico con un sanguinoso colpo di Stato militare, durante il quale morì lo stesso Allende, e che diede inizio alla feroce dittatura del generale Pinochet, che durò 15 anni, le cui conseguenze purtroppo arrivano abbondantemente fino al presente. Nel mondo, in Italia in modo particolarmente intenso, il golpe militare cileno dell'11 settembre 73 si trasformò
scusate, trasformò l'interesse per l'America Latina in un fenomeno di massa. Milioni, cito Paolo Hutter, milioni di persone scoprivano, credevano di scoprire insieme con l'eliminazione per il colpo di Stato la propria identificazione con il processo cileno stroncato, con i suoi obiettivi e protagonisti, persino con la sua musica, tanto vicino da confondersi con i nostri umori e amori e odi politici italiani, come se il Cile di Unidad Popular fosse stato il frutto maturo del nostro 68-69. Di modo che il Cile ormai, se segue la citazione, ormai confinava con il nostro stesso quartiere. Anzi, no, scusate, sto dicendo una cosa sbagliata. La citazione è finita lì, l'altro, questa che vi dico adesso invece è di Abate, che è su Unità il 4 settembre del 2003, diceva questa cosa, però mi sembra molto, molto grafica. E il Cile ormai confinava con il nostro stesso quartiere, apparteneva alla comune geografia politica e sentimentale della sinistra. Era una geografia politica immaginaria, anch'essa, però la solidarietà che ne derivò fu molto concreta nei confronti dei molti esuli cileni che popolarono piazze, feste dell'unità, sezioni dei partiti dell'arco democratico dopo il trauma dell'11 settembre 1973. Il golpe, quello che ne seguì, portò con sé la musica degli artisti esuli della nuova canzone cilena, fino ad allora per lo più sconosciuti in Italia. Fu un successo enorme. Si impararono a conoscere i nomi di Víctor Jara, il cantautore e regista teatrale trucidato dai soldati all'indomani del golpe, di Violeta Parra, la madre nobile della nuova canzone cilena, dei suoi figli, Isabella anche, c'è un po' una raccolta di alcuni rappresentanti dell'esilio musicale cileno, e del complesso Quila Bayún, Charo Cofreu Arevalo, che stavano a Roma, e soprattutto degli Inti Illimani, accolti in Italia dal PC e divenuti in breve la bandiera sonora della causa antifascista in Italia, direi di qualsiasi causa antifascista in Italia, non solo quella cilena. Per chi volesse rivivere oggi quel momento, e sul piano della musica almeno, le Teche Rai hanno messo, pubblicato qualche, proprio l'11 settembre, hanno messo in onda, insomma, lo trovate in internet, un programma del giugno del 74, vedete, gli Illimani nella loro prima fase sostanzialmente italiana, diciamo, un po' un salto indietro nel tempo, un programma dedicato a loro di circa mezz'ora. Il boom musicale cileno durò circa fino al 77, facendo da traino ad autori e interpreti della nuova canzone di altri paesi latinoamericani, l'uruguaiano Daniel Viglietti, l'argentino Atahualpa Yupanqui, musica andina in generale. Dopo il 77, negli anni del riflusso ideologico che seguì, sopravvissero sulle scene italiane praticamente solo gli Inti Illimani, la cui immagine pubblica rimase però prigioniera di un conflitto di percezioni da parte del pubblico italiano, tra una rinnovata immagine di musicisti, anticipatori della world music, e la persistenza dell'etichetta di agitprop musicali, che rimarrà loro incollata a lungo ingiustamente. Un'aura che si protrae nel bene e nel male fino ad oggi, e qui vedete un esempio del male, di un articolo di pochi giorni fa sul Foglio, si chiama Ridateci gli Illimani, al di là del titolo, però vale la pena leggere perché è una tozzaglia di luoghi comuni assolutamente privi, cioè si possono criticare, si può dire che non mi piace, eccetera, ma con un po' di argomentazione e di sostegno, questa è una tozzaglia di cose dette molto tempo fa da e ripetute da qualcuno che non li ha più ascoltati da 40 anni. Vabbè, sono forse ordini di scuderia. Qualche altro astro del folk latinoamericano sarebbe arrivato un po' più tardi, come Mercedes Sosa, la cantante argentina, ma non ci fu più una fiammata così di massa come quella cilena. Rimane oggi da chiedersi quali siano state le ragioni profonde di quell'entusiasmo collettivo. La prima volta che è successa una cosa del genere per una musica del mondo in questo paese. Forse qualche ragione va cercata nel fatto che quelle musiche superavano quella spaccatura, quella dicotomia tra pubblico e privato che affliggeva l'ascolto italiano della musica folk, della musica militante. In sostanza, in piazza si cantavano delle canzoni, ma a casa propria se ne ascoltavano altre. Invece queste assolvevano bene a entrambe le funzioni. Non ci sorprende allora che in quel contesto, tra il golpe cileno e tutta la seconda metà degli anni 70, nascesse in tanti ragazzi italiani di allora desiderio di emulare gli artisti della nuova canzone cilena e di interpretarli in repertorio. Non si trattava semplicemente di incorporare canzoni nel proprio repertorio, cosa che anche si faceva, anche dei grandi dell'epoca come gli Stormy Six, no? Avevano fatto per esempio canzoni del poder popolare, secondo il loro stile, e fino ai piccoli, nel senso che magari perfino nei
gruppi scout, all'epoca il canzoniere scout includeva canzoni dei Pinti di Mani, no? E, però erano succedanei poco saporiti, no? La musica cilenandina doveva il suo appeal alle sonorità nuove, alla magia dei timbri strumentali, e si prestava male ad essere circoscritta, riassunta da quel che qualcuno l'ha chiamato binomio demagogico di voce e chitarra, in cui si esauriva gran parte del canto sociale della canzone d'autore italiani del tempo. Senza nulla togliere il contenuto etico e politico, la passione nasceva in genere dall'innamoramento per un suono, anche di un singolo timbro strumentale, di un paio di note. Le note del flauto di Pan, ascoltate alla radio in altura, che suonava prima e che ascolterete dopo, che era la sigla del programma radiofonico L'altro suono, degli anni, oppure ascoltate una musicassetta che girava tra le mani degli amici di un fratello, di una sorella maggiore, di un insegnante, di un vicino di casa, insomma tutti quanti, io mi ha fatti sentire quello del piano di sopra, no? E poi abbiamo fatto un gruppo insieme, no? Cioè questi sono i racconti. Anche se l'immagine eroica degli interpreti, come gli Inti di Mani, ebbe una sua parte, sei giovani dall'aspetto adulto, serio, esecutori rigorosi, almeno finché suonavano, diciamo, perlomeno, esecutori rigorosi e commossi di musiche che evocavano la patria perduta, avvolti nel loro poncio di color amaranto. Ora, rifare quella musica voleva dire assumerne le sonorità, gli strumenti, la performance, formare gruppi che si avvicinassero per quanto possibile al loro modello, gli Inti di Mani, il Lapaglione e così via. In tutto il paese si formarono diverse decine di gruppi generati da uno stesso gesto imitativo. La ricerca di strumenti pressoché introvabili, dal charango alla chicada, non parliamo del bombo, le strategie per costruirseli da sé, per apprendere le tecniche, la necessità di saperne di più, di allargare il repertorio oltre la breve mai sufficiente discografia che si trovava nei negozi o negli stand delle feste dell'Unità. Tutte queste sono esperienze condivise da una comunità ampia di apprendisti musicisti andini italiani che prese forma in quel periodo. Per i più giovani ricordo che non c'era internet e che quindi spesso e volentieri si guardava la copertina del disco e c'era che suona una chena. Come è fatta una chena? Aspetta che adesso cerco di qualcuno che lo sappia o cose di questo genere, no? E, parentesi, uno dei gruppi che suona oggi, con il nostro suono popolare, nasce con un gesto veramente di volontarismo totale in questo senso, e decidono di cominciare a suonare questo nuovo repertorio, sono studenti del liceo Marco Polo, decidono di suonare il 25 aprile queste nuove musiche che da due anni, siamo nel 75, da due anni, anzi da un anno e mezzo, si stanno ascoltando, e lo fanno senza aver mai visto uno di questi strumenti, senza sapere dove si troveranno, eccetera, e hanno un tot di tempo per trovarli, per costruirsi, per inventarseli. Lo faranno, nasce il primo nucleo e poi da lì il suono popolare. Quindi c'è un ottimismo della volontà straordinario, no, su questa cosa. È una storia collettiva, allo stesso tempo però ogni gruppo ha una sua particolare storia, dei tratti peculiari, perché sono formati da persone diverse, perché i luoghi non sono gli stessi, suonare a Roma o a Milano non è la stessa cosa che suonare a Venezia, che suonare a Nuoro, a Napoli, a Palermo, oppure ad Assemini, dove una periferia industriale sarda, dove anche lì si forma un gruppo. Chiaramente a Roma o a Milano c'era tanta più gente che circolava, c'erano più gruppi, si faceva rete, c'era un altro tipo di contatti, insomma, che era un po' diversa. Allora, un po' qualche... Allora, il suono popolare è questo, qui avete tre foto d'antan di diversi momenti, e rigorosamente in bianco e nero, ma esistevano i colori per me. E qui è una foto attuale, uno potrebbe credere che siano dedicati alle danze greche, nel frattempo, ma è una falsa impressione, non è così. Come sentirete. Questo era il canto libre, qui siamo nel... 80, mi pare di ricordare, avevamo usato il poncio per un po' di tempo, e questi sono il canto libre in altri momenti, non è tanto grande, sono quelli che si vede in altri momenti dello sviluppo, ho cercato di avere un po' tutti quelli che hanno fatto parte in qualche momento. E poi questi a Venezia, a Padova abbiamo appunto questo gruppo che ha la particolarità di essere totalmente femminile, dopo un inizio cui c'erano anche dei maschi, ma sono stati ostracizzati, non so se è successo, comunque a un certo punto se ne sono andati. Ed è
è una caratteristica interessante perché, allora, anche nella nuova canzone cilena sono esistiti gruppi femminili, però, vuol dire, cioè, su decine e decine di gruppi in Cile, gruppi femminili erano, sono stati due, due e mezzo, tre, diciamo, a seconda di come si contano, e assolutamente marginali e poco, poco conosciuti. E l'immagine forte della canzone cilena era un'immagine totalmente maschile, si parlava dell'ombre nuovo, la mujer nuova era quella che vieni donna, accompagnami nella manifestazione, no, non era un soggetto autonomo. In Italia, tutto sommato, oltre a questo caso specifico dell'arco iris, che è un po' particolare, generalmente nei gruppi dei giovani italiani sono molto presenti delle donne. Alle volte sono 50-50, no? Comunque c'è sempre questa presenza e non è la cantante del gruppo, ma è una ragazza che suona il charango, che suona il tamburo, che suona quello che ha la pari degli altri, quindi c'è un'immagine completamente diversa. Poi, e questa è un'immagine più recente, del gruppo al completo, oggi sono più una formazione un po' ridotta, ma questo è il gruppo nell'impero romano nella sua massima espansione. Più un quarto iris nella sua massima espansione. E poi altre realtà che ci sono state, a sinistra del gruppo Cantares di Vicenza, che è durato dal 94 al 95, e un duo, gli Erbamate, di cui Giannette e io integravamo, eravamo integrati. E ovviamente questi sono gruppi diversi, ma diverse persone travasano da un gruppo all'altro, insomma, come è uso in queste comunità. E, vabbè, cos'era questa musica che si suonava? Era una musica, era un repertorio molto composito, trovavano spazio, generi diversi, semplificando moltissimo, c'era una musica urbana, moderna, contemporanea, canzone d'autore, qualche musica strumentale d'autore, e c'era musica folk, e riproposte di musica folklorica, in particolare all'interno la musica più folklorica più tipica era quella delle Ande. Il tutto veniva suonato con una orchestrazione che omogeneizzava tutto questo, mettendo assieme strumenti di paesi diversi, per cui nei gruppi cileni suonava insieme uno strumento della Colombia, uno del Venezuela, tre della Bolivia, quasi nessuno del Cile, tra l'altro, no? Che questo è interessante, e così via. E, ne veniva fuori un'orchestra che era la trasposizione musicale dell'idea della patria grande latinoamericana, dell'idea pan-latinoamericanista. Noi al momento pensavamo, all'epoca, quello, o qualcuno di noi pensava, che fosse quello folklore, che così dalla notte dei tempi quei strumenti suonavano assieme, ma evidentemente non era così. E quindi questa era la musica che si andava a suonare, che era un mix di musica contemporanea, anche con apporti di musici accademici e di folklore. Si copiava questa musica. Però si andava anche a costruire una identità, no? Quindi costruire un gruppo significa modellarne un'identità. Alcuni si spinsero fino a emulare i modelli in aspetti anche come il nome, gli abiti di scena. Allora i gruppi si chiamavano Hachauru, Los Andes, Inti Raymi, Senda Nueva, Canto Libre, Charagua, Yupanqui, quindi con nomi che venivano da quel immaginario. Oppure ci si metteva al poncio, come avete visto, non tutti, non sempre, qualche volta, vuoi per ragioni identitarie, vuoi per esigenza di scena, diciamo qualcosa, il poncio non impegna troppo, è facile da fare, è un bel colpo d'occhio, no? Altri hanno detto noi poncio mai, non è roba nostra, non è il nostro territorio, altri, noi sì, però diciamo che è un omaggio agli indios, cioè ognuno ha declinato a modo suo, no? E nei nomi, un piccolo capolavoro è quello del gruppo di Palermo Agricantus, che è un'invenzione loro, un neologismo di base latina, che vorrebbe dire, almeno nelle loro intenzioni, vorrebbe dire il canto del campo di grano, il canto del campo coltivato. E doveva essere un tratto comune tra la Sicilia il Cile, l'America Latina, si parlava spesso del grano, dell'aratro, di tutto questo, no? Nelle canzoni cilene, e in più c'è una base comune linguistica, il latino, no? Spagnolo, italiano, vengono dal latino, allora facciamo il latino il nome, che era una cosa molto creativa, interessante. E Canto Libre si è scelto un nome latinoamericano, prima si era chiamato Gruppo di Musica Latinoamericana, Sudamericana,
poi canto libre, poi si è chiamato Mediterraneo, poi ho detto no, vabbè, canto libre è la nostra identità vera, l'abbiamo ripreso. E, suono popolare è un nome chiaramente italiano, e Arco Iris è un po' ambiguo, insomma è spagnolo ma non suona così no, etnico latinoamericano, sono diverse scelte. E Poncio sì o Poncio no, indipendentemente dal tipo di nome, tutti quei gruppi hanno svolto un lavoro attento, lungo, pertinace, di minuta diffusione proprio a livello base, no? Di queste musiche cilene barra andine, arrivando dove i più prestigiosi, ma anche i più costosi in genere, i gruppi, quelli appunto di mani veri, diciamo così, non arrivavano o non potevano arrivare sempre. I gruppi italiani lavoravano nello stesso circuito delle feste dell'unità, delle biblioteche civiche, delle case del popolo, divulgando i risultati del proprio lavoro di apprendimento e riproposta di quelle musiche e dei relativi messaggi. Il rischio era che nel passaparola dal folklore ai cileni, dai cileni a noi, dei mezzi con cui questo avveniva, ci fosse appunto il rischio tipico del passaparola, musica e messaggi, passaggio in passaggio, potevano arrivare un po' alterati al consumatore finale, soprattutto nei primi tempi. E a questo ha contribuito anche una certa mescolanza, no? Nel senso che il successo di Inti Illimani ha aperto le porte a altre musica, che magari in Francia c'era lì da prima, ma da noi no, come lo Sincas, lo Scalciachis, quest'altra musica andina più commerciale, e noi lo suonavamo un po' tutta questa cosa qui, no? È una musica più commerciale, senza retroterra politico-sociale di quella cilena, e solleticava soprattutto un aspetto più esotico, no, del pubblico. A poco poi sono arrivate altre musiche andine, è arrivato questo un gruppo Lorupa, un gruppo boliviano che si era trasferito in Francia, poi in Germania, e che ha portato un'interpretazione più vicina all'autoctono, più vicina alle radici della musica contadina comunitaria indigena. Non lo è neanche questa, però comunque si avvicina di più. E quindi qualcuno ha cominciato a dire, ah, non è questa che abbiamo suonato fino adesso, la vera musica andina, noi dobbiamo fare questa perché è più vera, più autentica. E lì la cosa si complicava, perché è più difficile da fare, è un'estetica completamente diversa. Suonare una banda di flauti di pan, di sicus dell'altopiano in quel modo lì richiede rompere degli schermi estetici. La musica di Illimani è una musica facile, piacevole, più vicina a Mozart che alla musica andina dal punto di vista diciamo più del linguaggio musicale. E lì si è aperta una serie di strade. Ci sono state tre posizioni fondamentalmente dei gruppi nostrani. Qualcuno ha detto facciamo quella, e si è dato al rovescio. Qualcuno ha detto quella noi non la facciamo perché non è la nostra, e ha preso la lezione della musica latinoamericana, del recupero del folk, del senso sociale, eccetera, ha detto lo facciamo con la nostra musica. E Agricantus ha deciso di non fare più musica latinoamericana, ma di fare quella prima siciliana, poi del Mediterraneo, ed è diventato forse il primo gruppo di fusion, folk fusion, eccetera, italiano, mediterraneo. Hanno inciso in Inghilterra con Peter Gabriel, eccetera, quindi ha fatto molta carriera da questo punto di vista, diciamo abbandonando in tempo l'origine, ma non anti facendo gli intendimani totalmente, no? Qualcun altro, come Trensito de los Andes, gruppo di Roma, qui vedete una versione estesa, cioè no, avevano preso anche una serie di musicisti peruviani, boliviani per fare questo tipo di musica in banda, ma essenzialmente erano due fratelli di Roma, più altre persone che si univano a loro, hanno deciso invece di andare a fondo, più a fondo possibile, della musica, della tradizione andina, e sono diventati tra i maggiori conoscitori a livello mondiale di musica andina, hanno fatto alcuni fra i più bei dischi di musica andina che ci siano a livello mondiale, diciamo. E approfitto per ricordare uno di loro, i due fratelli, Felice e Raffaele Clemente. Raffaele purtroppo ci ha lasciato questo agosto prematuramente a 59 anni, e se n'è andato un grande musicista e un grande conoscitore della musica. E insomma la storia è lunga, io adesso mi fermo qui sostanzialmente, ma ecco, no, dicevo, qualcuno come tra questi due poli estremi ha pensato invece di continuare in qualche modo a fare quella musica che gli era piaciuta, magari creando anche temi propri,
come per un periodo ha fatto Canto Libre, o riprendendo, soprattutto in tempi più recenti, riprendendo quella che era la musica della nuova canzone cilena, riproponendola anche come faremo noi oggi. Il lavoro sarebbe molto lungo, il discorso sarebbe molto lungo, merita un libro che infatti è quello che vedete lì a sinistra, che non è ancora pubblicato, ma sono le seconde bozze, per cui spero che entro l'anno di poterlo proporre. E quello che vedete a destra invece è un mosaico di copertine, di dischi e cassette, non sono tutti, ce ne sono almeno altrettanti, non un po' di più, anche se erano 50, 60 in totale, di questa comunità di gruppi italiani. E vabbè, concludo. Qualunque sia stata la scelta tra quelle che dicevo prima, i gruppi italiani di musica cileno-andina, li ho chiamati Ginca, sigla, hanno avuto in comune una concezione etica del fare musica, nella quale il divertimento e il piacere non sono mai state un fine a se stesso, no? Ma sostenuti da un impegno che poteva essere sociale, politico, culturale, a seconda delle idiosincrasie di ognuno. Qualcuno, partendo da lì, poi è diventato un professionista della musica in altri campi e generi, dalla popular music all'etnomusicologia, abbiamo un direttore d'orchestra che dirige musica, opera, eccetera. Quasi mai lo sforzo umano artistico di quella comunità di musicisti è stato remunerato dal successo che forse avrebbe meritato. Credo però che sia stato ripagato in una moneta diversa. Lo testimonia il fatto che tanti di loro, tanti di noi, continuiamo a frequentarci e manteniamo vincoli di amicizia profondissimi e sia pure occasionalmente, magari riproponiamo le nostre musiche in un esistere e resistere umano e musicale. L'evento di oggi, ospitato qui da Lives e patrocinato da SPI Ampi in occasione del 50° anniversario del golpe cileno, ne è la prova. Assieme a molti altri eventi commemorativi in diversi luoghi d'Italia, questo è un po' un riassunto, che in questi giorni, in questo mese, stanno vedendo, non sono tutti, questi sono quelli in cui ci sono i gruppi, no? Gli italiani, e si sono dati da fare, partecipano a questa commemorazione che ci ha di nuovo coinvolto tutti quanti. Grazie. Ce ne manca un terzo che non so se arriverà a questo punto o no, di quelli previsti, sono Roberto Chinello e Emanuele Zinato, che sono due persone che hanno condiviso questo percorso, nel caso suo anche musicalmente, nel caso tuo no, politico e culturale, ma che insomma ci è sembrato bello che ci fosse una specie di discussione, insomma, ma di dinamizzazione di questo racconto attraverso punti di vista che non fossero solo quello musicale, d'accordo? E Roberto ha fatto parte nei primi anni del gruppo Canto Libre fino all'82 e prima si vede seduto nel pubblico del concerto di Pirimanico alla Giudecca. È il momento della sua illuminazione, cioè probabilmente c'è la colombetta sopra che e quindi ci porterà un po' il suo punto di vista. Sì, un punto di vista che prova a raccontare la storia e rispondere alla domanda ma cosa c'è ancora di attuale, di vero, insomma, in qualche maniera, di coinvolgente, di motivante 50 anni dopo, e quindi prova a dare un taglio un po' politico a questa lettura. E quindi proviamo a rifare un po' il lavoro che ha fatto Stefano su tutto il lato musicale e anche sul lato politico. Leggendo il lavoro di Stefano, che ve lo raccomando caldamente perché è sbalorditivo, prima di tutto anche per gli addetti ai lavori, la dimensione del fenomeno. Parliamo di decine e decine di gruppi attivi per decine e decine di anni, quindi una cosa che non è da definire di massa, quindi c'era qualcosa di forte. Se, lo dico anche per i più giovani, ci sono anche qualche ragazzino di potenziale, quindi provo a raccontare un po' il senso di quel... Siamo negli anni 70, cioè sta succedendo di tutto negli anni 70. C'è solo in quei frangenti intorno al 73
c'è non solo il golpe in Cina, ma c'è il golpe in Uruguay, c'è la rivoluzione dei garofani in Portogallo, il 25 aprile del 1974. Nel 75 muore Franco. Franco era un dittatore spagnolo che aveva guidato, diciamo, il golpe contro la Repubblica Spagnola, si era insediato e, come molti di questi dittatori che durano tanto, come Pinochet, erano anche bravi, erano anche creativi, per esempio creativi al punto di saper modificare la Costituzione. Franco reintrodusse la monarchia, perché la Spagna era una repubblica, e disse: c'è la monarchia ma non c'è il re, faccio io la reggenza fino a che muoro. Dico col congiuntivo. E così fu, e non solo accadde questo, ma anche ebbe la capacità di nominare, di fatto, cioè Juan Carlos fu nominato da Franco, e la monarchia è ancora lì. Idem per il Cile, Pinochet ha riscritto la Costituzione cilena. Immaginate che la Repubblica del Cile è una repubblica presidenziale da fine dell'Ottocento, non c'erano mai stati golpe prima. Lui arriva, fa il golpe, riscrive la Costituzione, che essenzialmente è ancora quella. Chi ha seguito un po' gli eventi del Cile in questi ultimi 3-4 anni, c'è stato un tentativo molto forte di, che però all'ultimo step fondamentale, che era il referendum di accettazione della nuova Costituzione, è stato respinto, malamente respinto, con quasi il 70% di voti, quindi una roba veramente, veramente pesante. E quindi ci ritroviamo decenni dopo con quel medesimo assetto costituzionale. Non c'era solo quello, c'era il Vietnam dall'altra parte del mondo che stava facendo una guerra di decolonizzazione. Pochi anni prima nel Brasile c'era stato un golpe, accadeva di tutto, quindi c'era una tensione, c'era un vero e proprio calderone in cui si forgiava quella generazione che poi ha vissuto tra il 68 e il 77 quegli anni formidabili, come li ha definiti qualcuno. Io faccio parte più della generazione del 77, che per ragioni anagrafiche, e quel susseguirsi di eventi era veramente una cosa fortissima, non ci si poteva chiamare fuori. C'era anche una canzone che diceva: non vi potete chiamare fuori, di un cantautore italiano. E quello che c'era molto chiaro ai nostri occhi era che questa via al socialismo, che chiunque aveva un cuore che batteva a sinistra era il temone, c'era da una parte una serie di risposte di carattere rivoluzionario, partite con l'Unione Sovietica, ma poi proseguite con la Cina, con Cuba, il Portogallo stesso, che ha rovesciato Soares attraverso una rivoluzione, non attraverso un procedimento elettorale. C'era il Vietnam, giusto appunto. Dall'altra, chi ci aveva provato per via parlamentare, e questo parlava molto anche la nostra coscienza italiana, dove chiaramente non c'erano le condizioni per una insurrezione, chi ci aveva provato per via parlamentare non era poi proprio finita bene, a cominciare dalla Spagna, che aveva un suo governo ai tempi della guerra civile, che è stato appunto golpizzato, ma c'è il Guatemala nel 63, il Brasile nel 64, lo stesso Uruguay nel 73 sperimenta una cosa più veramente creativa, l'autogolpe, cioè un presidente eletto che fa il golpe. Cioè una roba veramente, veramente molto strana. E nel 76 poi c'era il golpe in Argentina. Quindi questa roba di Unidad Popular e di Allende, che dopo peraltro 3 sconfitte finalmente viene eletto, quasi vincendo le elezioni, perché non è che le avesse aveva conquistato la maggioranza relativa, però ci fu un lungo procedimento parlamentare per poi effettivamente eleggere Allende, era una cosa che ci scaldava moltissimo, perché effettivamente diventava una cartina di tornasole rispetto alla possibilità di una via elettorale al socialismo, di una via democratica al socialismo. La via cilena al socialismo poneva a noi europei e a noi italiani lo stesso interrogativo, perché ce l'avevamo anche qua. La sinistra stava espandendosi, stava guadagnando voti, stava per conquistare le prime giunte rosse, sono di quegli anni lì, e qua a Venezia, dico, in molti altri posti d'Italia. L'avanzata elettorale del PC e anche di un'altra serie di partiti a sinistra del PC
era molto forte, quindi il che fare Leninian, oppure come direbbe Zero Cattare, mo che famo, e la domanda era lì, insomma, era pressante, quindi guardare a Unità Popolare è un'esperienza che ci toccava molto da vicino. Lo dico questo perché i giornali, in particolare i giornali di sinistra, diciamo che facevano il giornalismo in una certa maniera, tipo il Manifesto, che era nato nel 71, ogni giorno dedicava articoli e articoli alla situazione cilena, dico molto prima del golpe, essenzialmente da quando è uscito, nel primo numero del Manifesto del 71 c'è un articolo sul Cile. Io personalmente ho letto negli anni, nel 77, 68, 79, la storia del Cile, del golpe del Cile, sfogliando il quotidiano del Manifesto che mio papà aveva come in archivio, diciamo, quindi avendo questa possibilità di attingere direttamente. Erano articoli straordinari. Naturalmente erano articoli che raccontavano molto e parteggiavano molto per il movimento della schierda rivoluzionaria, rispetto invece a quei baciapile lentoni dei socialisti e dei comunisti, perché il comunista poi in Cile era ultrasettario, ultrasovietico, triste, bue e grigio, i socialisti erano un po' più, però sempre molto moderati dal punto di vista, perché il Mir diceva bisogna spingere, spingere, spingere. Quindi dico solo questo perché c'era ben prima del 73 una spinta, un calore, un interesse fortissimo. Forse il mio telefono, quello che lo so. Quindi quando arriva l'11 settembre del 1973 è un colpo di maglia, è un trauma a tutti gli effetti, è una cosa che ancorché il rumore di sciabole si avvertisse, se leggiamo proprio le cronache di quelle ultime due settimane, io includo il fatto che Allende stava per lanciare un plebiscito su se stesso, in quello stesso giorno 11 settembre, preceduto dal golpe, anzi probabilmente quel golpe fu fatto proprio perché la giunta di allora sapeva che Allende avrebbe proposto questa cosa, questo trauma fu enorme, cioè c'era proprio uno sbigottimento, c'era la domanda se anche il Cile non ce l'ha fatta, come si fa? Che prospettiva c'è? Che ci stiamo a fare? Noi qua in Italia, che risposta diamo? Quindi la prima risposta è stata solidarietà. Sto sbloccando dei ricordi, cioè non sono contento perché il senso di questo intervento è proprio quello. Questa domanda del che fare era rinnovata poi dal fatto che proprio perché c'era questa tensione politica, emotiva e musicale, la parte musicale proprio rinforzava emotivamente questa tensione e non passava giorno senza che non ci fosse una manifestazione di un qualche tipo, era una domanda che non stava solo nei giornali o nelle tavole rotonde o nei circoli politici, era una domanda del quotidiano, perché anche l'operaio che faceva sciopero a Marghera, piuttosto che lo studente che faceva sciopero in solidarietà a... diceva, ok, ma adesso noi qua in Italia, cioè, qual è la nostra prospettiva? Cioè, quindi se noi, il messaggio che gli Stati Uniti avevano dato al mondo era non alzate la testa. E quindi noi ci chiedevamo, ma e quindi cosa facciamo? Non si può alzare la testa, perché se la alziamo ci fanno il golpe. Peraltro venivamo da Piazza Fontana e stragi susseguenti, quindi cioè, anche noi avevamo avuto la nostra dose di... poi scoprimmo Gladio e le mille altre trame nere che vennero fuori poi nel corso degli anni, quindi eravamo un paese a sovranità limitata in qualche modo. Quindi c'era questo sbigottimento. Nel pieno di questo sbigottimento che succede? Succede questa cosa che ha un po' segnato, credo, perlomeno per la mia generazione, un po' uno spartiacque, che il segretario del PC, Enrico Berlinguer, scrisse tre articoli su Rinascita che Carlo oggi mi ha fatto dono, perché sono stati ripubblicati, se qualcuno di voi se li ricorda, hanno questo aspetto qua. E se vuole una copia, vada da Carlo perché avrà... No, io ne avevo solo uno. Quindi ringrazio. Ce l'ha una fondazione affine alla nostra associazione. Grazie. E comunque li trovate in rete, perché ovviamente questo tipo di documenti. Allora, Enrico Berlinguer, questo è un fatto meno noto, era appena scappato a un attentato mortale in Bulgaria, da cui si era salvato, per sue stesse parole, per miracolo. Era rimasto accoppato il suo interprete e era rimasto in ospedale per tre giorni, era sparito dalla scena, tanto che gli italiani, la segreteria, nessuno spera niente, quindi erano anche, oggi sarebbe impensabile una cosa del genere,
Poi arrivò tutto ammaccato, pieno di graffi, a Roma in aereo, e quindi il suo medico personale giustamente lo mise in convalescenza, e durante quella convalescenza forzata, assente da impegni, si mise a scrivere questi famosi tre articoli, in cui, partendo da questa lettura dell'esperienza cilena, in realtà in questi tre articoli c'è molto poco sul Cile, essenzialmente c'è una critica feroce all'imperialismo degli Stati Uniti, si occupa delle faccende domestiche, e nasce da lì quello che poi viene conosciuto come compromesso storico, e diceva essenzialmente che non ce n'è, che non basta. Allende, la Unione Popolare aveva, se non ricordo male, il 33-34% alle elezioni. Berlinguer diceva non basta neanche il 51%. Occorre, perché la realtà è questa. Siamo qua. E il Cile ci insegna che non si può. E quindi bisogna fare il grande incontro con le masse popolari. Quindi la prospettiva della via cilena, italiana, veneziana, giudecchina al socialismo viene rinviata sine die. Quindi è devastante questa roba qua, perché al trauma del 11 settembre viene anche tolta la possibilità di un sogno. E dire che ci stiamo a fare noi nella politica? E questa fine di una prospettiva di cambiamento radicale era, prendeva man mano piede politicamente, perché poi ci fece seguire a quegli articoli tutta una serie di fatti molto concreti, che poi nel frattempo gli enti di mani e tutti i gruppi, chi la Faiuna ad esempio, tra i più famosi, ma insomma tutti i gruppi cileni, tutti i gruppi degli esili, i muralisti, tutti quelli che raccontavano di questa esperienza, e questi qui continuavano a cantare Venceremos, futuro indicativo. El pueblo unido jamás será futuro indicativo vencido. E mentre veniva fuori che questo pueblo abbastanza unido era stato molto vencido, e questo quindi come reagire era ancora tutto lì, e quindi c'era questa cosa che diceva c'è stato un golpe, cantiamo il dolore, la disfatta, l'incazzatura anche di questo golpe, però al contempo bisogna fare compromesso storico. Clinicamente deprimente come prospettiva, e quindi credo che da questa lotta proprio alle implicazioni depressive di questo messaggio, credo che da questo abbia tratto benzina il movimento Gimca, come l'ha chiamato Stefano, cioè queste centinaia, migliaia di persone che in giro per l'Italia continuano a suonare questa musica e continuano a cantare anche reinterpretandolo, modificandolo, talvolta anche modificando i testi. Venceremo, Se il pueblo unido e tante altre canzoni. Oggi credo che sentiremo canzoni del primo album degli Enti Limani, antecedente al golpe, piuttosto che del secondo album degli Enti Limani. Quindi se c'è questo senso, evidentemente, molto ha a che fare con il riprendere e tenere viva la memoria di quella possibilità. Cioè che ci fosse, che ci può essere e che ci potrà essere, quindi riprendendosi quel futuro indicativo, cioè lo spazio di una via al socialismo o comunque di una via democratica, cioè di combattere quello che poi è stato definito come il TINA, no? Il There is no alternative, non c'è alternativa, c'è solo un pensiero, c'è solo un sistema, un sistema neoliberista, un sistema capitalista, non c'è nient'altro, tutto il resto è fallito, non può esistere e non si può che stare qui. Io credo che se da 60 anni e passa a suonare, siamo lì a suonare queste canzoni, e invariabilmente questo settembre è stato densissimo di iniziative, c'è sempre un sacco di gente che viene e canta queste canzoni, sono reduce da due di questi concerti, ne faremo un altro domani a Milano, e canta le canzoni, si ricorda i testi, si ricordano le storie, si sbloccano i ricordi, applaudono, vengo lì a parlare dopo, è perché evidentemente quella prospettiva lì è ancora dentro di noi, siamo parte di quella prospettiva, e da quella prospettiva io credo noi stiamo traendo energia e stiamo provando a dare un contesto in cui dare significato a questa musica, e credo sia la ragione per cui ne parliamo adesso. Credo anche Stefano abbia avuto la voglia di fare questo lavoro gigantesco, insomma, di ritracciatura di tutto questo fenomeno musicale.
noi siamo ancora lì. Lo diceva anche un cantautore cubano, si chiama Pablo Milanese, che pochi giorni dopo il golpe diceva: no, me ne andrò di nuovo per quelle strade. Sto citando una sua canzone famosissima, no? Gio Pisarelle le Caie nuovamente. Me ne andrò di nuovo per quelle strade, di quella che fu Santiago insanguinata, in una bella piazza liberata. E mi fermerò a piangere per gli assenti. Ritorneranno i libri, le canzoni bruciate dalle mani assassine. Rinascerà il mio popolo dalla rovina e pagheranno la loro colpa ai traditori. È una certezza, tutto futuro indicativo. E credo che noi dobbiamo a quei futuri indicativi lì lo spazio in cui ci muoviamo oggi, perché quei futuri indicativi ci dicono di continuare a coltivare questa memoria, di continuare a interrogarci su quel che fare. Se non si può fare niente, abbiamo bisogno, forse è una nostra anche dimensione esistenziale, di continuare a cercare, indipendentemente da quel che troveremo. Abbiamo bisogno degli spazi, dei beni comuni, come questo spazio, no, che stiamo lottando contro tutti i tentativi di assalto. Abbiamo bisogno di questo spazio, di dare senso a questo spazio. Ecco, nella storia della nuova canzone cilena, dei gruppi Ginca e di questa musica, è perché ci ha saputo parlare artisticamente in maniera molto profonda e articolata di questo spazio. Grazie. Sapere etno musicale, io insegno letteratura contemporanea all'Università di Padova. Ci sono analogie tra la letteratura e la musica, quindi parto da questa analogia. L'arte, la poesia, la letteratura, ma la musica forse più di tutte le arti, hanno e ha un potere evocativo. Un potere che viene spiegato anche dai neuroscienziati. C'è un libro recente che si chiama Proust e il calamaro, che appunto fa riferimento a come nella nostra struttura neuronale vengono attualizzate, cioè rese presenti, come se vivessero in quel momento, non nel passato, elementi, frammenti del tempo perduto, no? L'opera di Proust si chiama appunto La ricerca del tempo perduto. E il tempo perduto, attraverso quello stimolo artistico, musicale, in questo caso, si fa presente. Per me, come tanti altri della nostra generazione, la musica cilena, la musica degli Inti Limani o di Tira Pajun restituisce, se si ascolta, delle emozioni cognitive anche, personali e politiche, di un'epoca che era la nostra adolescenza più o meno, eravamo molto giovani. Agisce quindi questa musica come una macchina del tempo, ci prende, ci trasporta in un altrove, quella che si chiama un'epifania, ma anche un viaggio fulmineo da ieri a oggi e da oggi a ieri, andate e ritorno, che è molto fertile, e l'intervento di chi mi ha preceduto lo dimostra, non purché, a patto che, non si faccia fregare totalmente dalla nostalgia. Se noi abbiamo verso questo passato un atteggiamento soltanto rievocativo, nostalgico, che abbiamo tutti, perché è umano averlo, con la lacrimuccia e il sorrisino, non rievochiamo davvero, non presentifichiamo quel tempo, non creiamo un cortocircuito tra passato e presente di cui abbiamo bisogno di questa scintilla, di questo cortocircuito, un cortocircuito fertile, dicevo, che offre una possibilità di una verifica, di un'attualizzazione. C'era un grande filosofo tedesco che è morto suicida nel Novecento, che si chiama Walter Benjamin, che diceva appunto che il tempo del passato era il presente, cioè che non c'era una successione, ma c'era appunto un cortocircuito temporale. Allora il mio breve intervento riguarderà l'allora, ma anche l'oggi. Il tempo passato, eventualmente perduto, è il presente. Allora, eravamo, quando io ascoltavo queste musiche, eravamo nel triennio 73-76. Quelli sono i tre anni in cui ho ascoltato di più, in maniera anche condivisa con amici e con amiche, questa musica. La condividevo e quindi l'ascoltavo dopo il colpo di Stato, non la conoscevo prima,
cioè non avevo nessuna cognizione di una musica andina o cilena prima del colpo di Stato, e non avevo notizia prima di quegli strumenti musicali, di quel flauto di Pan, di quelle voci, di quelle parole che venivano veicolate. Quindi il fatto che fosse dopo il colpo di Stato, quella epica musicale evocava un popolo vicino e lontano sconfitto, duramente sconfitto. E il mio incontro quindi è successivo al golpe di Pinochet, alla morte di Allende, alla morte di tanti compagni torturati, uccisi, incarcerati di quegli anni. Le parole che capivo dallo spagnolo, non capivo tutte le parole, alcune però mi si stampavano dentro, no? La vita che verrà, la felicità, l'uguaglianza, la giustizia, la capacità di rompere mille catene, venceremos. Queste poche parole le portavo dentro come una sorta di piccolo bagaglio quotidiano, di sottofondo, di parole chiave. Però quelle parole, lo sapevamo, erano già state calpestate dalla repressione finanziata dagli Stati Uniti. Erano parole presenti e perdute già allora. Dunque, la ricezione degli Inti di Mani, dal trionfale al Pueblo Unido fino al dolcissimo Alturas, erano già allora legate all'emozione di una perdita, una musica di ciò che è perduto, come il tempo perduto di Proust, o meglio, un doppio movimento di perdita e di speranza. Perché, come ha scritto un altro filosofo che si chiama Ernst Bloch, c'è un principio speranza, c'è una forza potente, non solo teologale, non solo teologica, ma anche laica della speranza. Quindi la perdita e la speranza si univano come emozioni, anche ingenue, adolescenziali, in quei tre anni, 73-76. Di quale speranza? Speranza di cosa? Era una speranza puramente utopica? In un paese lontano, ma che sentivamo omologo al nostro, era stato concretamente possibile e concreto un tentativo di costruire un socialismo democratico, un socialismo coniugato alla libertà e alla democrazia, diversamente da quanto era accaduto allo stalinismo e diversamente a quanto accadeva alle socialdemocrazie europee, le seconde legate a una tecnocrazia già un po' di stampo bancario e il primo legato al socialismo reale, di cui ancora quando sentivamo l'Internazionale alzavamo automaticamente il pugno, ma con la doppia contraddizione che quella era anche l'inno dell'Armata Rossa che aveva invaso la Cecoslovacchia, l'Ungheria e gli altri paesi. Quindi per quel socialismo vivevamo una contraddizione lacerante, per questo socialismo vivevamo una speranza di libertà. Quindi quel principio speranza, la speranza di una terza via fra stalinismo e socialdemocrazia, diciamo in maniera proprio molto lapidaria. Ci sentivamo simili al Cile perché, come è stato ricordato, anche qua c'erano partiti che avevano lo stesso nome, partiti che stavano aumentando il loro peso elettorale, il PC era allora al 27% per esempio, e un forte movimento operaio studentesco era combattivo e subiva anche la repressione. Da poco c'era stata la bomba di Piazza Fontana e quindi il golpe potenziale con quella bomba, con quella perdita di innocenza del movimento, era nelle nostre vene, nel nostro sangue, nei nostri occhi, tenevamo il golpe. Tant'è vero che già allora qualcuno che sceglieva in quegli anni la clandestinità e la lotta armata l'ha fatto in buona fede per prevenire il golpe, perché si sentiva minacciato dai militari, dai fascisti e dagli americani. E il Cile confermava questa paura. Quindi sentivamo vicino il Cile perché qua c'erano condizioni in parte omologhe. Ascoltando gli Inti di Mani sapevamo però che per qualche anno gli era stata possibile la riforma agraria, la nazionalizzazione delle miniere di rame, cioè riprendere in mano il bene comune di quel paese, che era invece patrimonio rapinoso delle multinazionali, e anche l'avvio di una proprietà sociale, una condivisione della proprietà con gli operai, con i lavoratori. Quindi un progetto fortemente democratico, avanzato da un medico presidente intelligente, non in cachi e col berretto, ma in giacca e cravatta, che parlava pacatamente con fermezza al mondo e che diceva all'ONU
io qui testimonio che l'ITT sta attentando alla libertà del mio paese, guardando in faccia gli americani all'ONU. Ecco, allora nel 75-76, mentre io ascoltavo gli itinerari, ero iscritto, un giovane iscritto alla Federazione Giovanile Comunista Italiana, avevo lasciato il potere operaio ed ero entrato nella FIDC. Berlinguer è stato ricordato dai fatti del Cile e proprio in quegli anni avanza, con quei tre articoli, la politica del compromesso storico, dell'incontro fra le tre grandi masse, cattoliche, socialiste e comuniste, ma poi anche un incontro tra i tre partiti e dunque un compromesso di governo, che lasciava in gran parte fuori la speranza in un'alternativa socialista. Le contraddizioni di questo progetto sono tutte da misurare. È un progetto che forse in parte ha anche supportato delle riforme, per esempio penso al divorzio, alla riforma Basaglia, allo statuto dei lavoratori, all'allargamento della democrazia in Italia, ma d'altro canto ha anche subito l'abbraccio mortale della Democrazia Cristiana. È difficile valutarlo in senso univoco. Certamente è l'inizio di un trauma, di una tragedia anche, non soltanto di un avanzamento, e al tempo stesso in pochissimi, pensate 5-6 anni, ci siamo risvegliati con un altro scenario: terrorismo, eroina a gogò per i giovani, cioè la stessa generazione che era in piazza cadeva come mosche con la siringa nell'arena, a migliaia nelle città. Gli stessi giovani che erano sfilati in quelle manifestazioni morivano di eroina, e una parte si è infilata dentro il nevrotico tunnel del terrorismo. E poi ancora la sconfitta ai cancelli della Fiat, e poi ancora Craxi, e poi Berlusconi, insomma un insieme di traumi l'uno dopo l'altro. Allora però non sapevo, e sto passando dall'allora all'oggi, non sapevo e non sapevamo in tante e in tanti che in Cile non era avvenuto soltanto una reazione fascista, una reazione reazionaria un po' alla colonnelli greci, c'era qualcos'altro, molto più attuale, molto più moderno. Era stato l'arrivo dei Chicago Boys, l'arrivo degli economisti neoliberali che sono entrati in Cile a dettare e a suggerire un nuovo tipo di economia neoliberista, che noi nella nostra memoria datiamo agli anni Ottanta. La datiamo a Thatcher, a Reagan, al neoliberismo degli anni Ottanta. In realtà nasce lì, viene sperimentata sul corpo, sul cadavere dei compagni. Si è dovuto cancellare il socialismo democraticamente eletto per varare il neoliberismo finanziario che ancora ci possiede e possiede il pianeta. Questo allora non l'avevamo capito. Io non lo sapevo. Non sapevo proprio che quello che parliamo oggi di spending review nelle università, nelle aziende ospedaliere, nelle scuole, il modo di condurre l'economia per forza neoliberista, senza alternative, nasceva già lì, dentro il Cile popolare sconfitto. E diciamo c'era una saldatura insomma tra fascismo militare e neoliberismo economico forte, tra deregulation finanziaria, privatizzazioni e autoritarismo. Di solito la narrazione che ci viene inflitta da anni è che sono due cose diverse, no? Se volete la libertà dovete avere il neoliberismo, altrimenti sarete autoritari. Invece no, le due cose andavano a braccetto, un po' come ora vanno a braccetto le restrizioni degli spazi della democrazia vera e reale dal basso con una finta democrazia aziendalista, tecnocratica e totalitaria. E questo è nato lì, con le armi di Pinochet. Quindi, oggi, quando ho avuto davvero la contezza, la rivelazione di questa forte coniugazione, di questo forte connubio, di questo forte matrimonio malefico tra autoritarismo parafascista e neoliberismo, l'ho avuto molto tempo dopo. L'ho avuto, ecco che andiamo verso oggi, nel 2015, quando un altro partito europeo, quello di Tsipras, ha avuto il 36% dei consensi e ha cercato una politica democratica eletta dal basso, anche con un plebiscito, contro i diktat della Banca Europea,
che strozzava la Grecia. E allora, guardate caso, vi assicuro che è successo questo, sono andato in cerca, come colto da un'epifania, di Allende. Ho avuto bisogno di vedere Allende in YouTube e sono andato a vedere una lunga e bellissima intervista che vi consiglio del grande regista italiano Rossellini a Santiago del Cile, poco prima del golpe. È un'intervista bellissima, perché è un nostro grande regista italiano che intervista un grande presidente socialista. E vedendo quella intervista e poi ascoltando di nuovo gli intimi di Mani, ho avuto una sorta di, come dire, nuova omologazione, no? Tra quella Grecia che veniva umiliata dall'Europa, un'Europa che aveva promesso di essere libera, ma che era neoliberista e pretendeva quindi la restituzione del debito. Altro che democrazia, dovete vendersi gli aeroporti, perfino il Partenone devono diventare merci devono diventare, alla mercé delle banche europee. Quindi quell'umiliazione di quel partito di una nuova sinistra, che oggi appunto è posseduto da un manager americano, ecco, è una nuova sconfitta che rinnova la sconfitta precedente, neoliberismo più autoritarismo delle banche, non quello di carri armati. Ma insomma, tra i due non c'è una differenza così radicale. Tutti e due spengono il sogno della libertà. Questo hanno in comune. Spengono il sogno di costruire un futuro comune, comunitario, comune. Un sogno di democrazia che ancora abbiamo tutti, perché è un bisogno umano, di Homo sapiens. È un bisogno antropologico, quello di costruire insieme il futuro, di non essere individui e clienti e utenti, ma essere soprattutto comunità di donne e di uomini liberi. È un bisogno forte della nostra specie, non lo spegneranno mai questo bisogno. E allora concludo con le parole di un teorico, critico, morto prematuramente, che aveva nel 73, aveva Mark Fisher, inglese, aveva nel 73 aveva 5 anni, è morto prematuramente nel 17, era un blogger anche, fortemente anticapitalista, e che nel libro che si chiama Il nostro desiderio è senza nome, questo desiderio di socialismo oggi è senza nome, non possiamo dire né comunismo libertario né socialismo, perché è senza nome, siamo senza parole, ci hanno tolto le parole per dire il nostro sogno. Quindi in questo libro scrive Max Fischer, che ho letto appunto dopo, molto dopo, il neoliberismo è stato pensato per eliminare i ceppi di socialismo democratico e comunismo libertario emersi un po' dappertutto negli anni 60 e 70. Ovunque una simile possibilità facesse la sua comparsa, veniva immediatamente schiacciata dal capitale, come ha dimostrato in modo spietato e spettacolare il colpo di Stato in Cile. Proprio perché era un'alternativa concreta, quindi, non era un sogno utopico e vuoto. C'era un'alternativa completa, c'è stata ed è stata schiacciata. Abbiamo perso perché abbiamo combattuto, non perché sognavamo in vano, ma perché gli altri sono stati più forti e sono più forti anche oggi. E per questo non è tutto perduto. Grazie. Cileno, diciamo che è arrivato qui credo nel 64, ancora già nella fase iniziale, e ha poi lavorato tantissimo qui, è rimasto qui, e lui è un sindacalista, giovane sindacalista, lavorava in Cile a una casa editrice che poi era diventata un po' la casa editrice di Stato, in qualche modo ha fatto un lavoro molto importante, avrebbe avuto anche cose da raccontare sul giorni del colpo di Stato. Comunque, lui poi è stato qui, ha svolto attività di sindacato, è stato anche un organizzatore culturale, alcuni dei concerti di cui vedete i manifesti lì sono opera sua,
e poi nel tempo è diventato, ha creato praticamente il Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste, e di cui è direttore da ormai qualche decennio, e fa un'opera di diffusione, di comunicazione culturale molto importante. Oggi veniva da Genova, per dove sono finiti 3 giorni intensi di lavoro, per cui forse ha avuto qualche difficoltà nel percorso, insomma, ecco, di rientro. Comunque, ci teniamo alla testimonianza autoctone. E niente, sono le 4:30, non so se... Quarto d'ora ce l'abbiamo? Dici un po' di quarto d'ora, se qualcuno... Sì, ma ci sono... Immagino che aprendo gli interventi... la memoria rischiamo di non andare più, però se no. Qualcuno riesce a sintetizzare... No, perché poi alle 5 abbiamo trasferito fuori per il concerto. Con la sedia, giusto? Esatto, con la nostra collaborazione. Porti la sedia fuori. Sarebbe bello sentire che hai tanto. No, io volevo fare una riflessione non tanto storica, che sono Giulia Albanese, presidente dell'Istituto Veneziano per la Storia e la Resistenza, ringrazio di questa bella iniziativa e la ripresa alle sue esigenze, che sono diverse da quelle del pubblico probabilmente, perché se stessi in piedi mi vedrebbero anche in fondo, insomma, vabbè. E sono molto contenta dell'iniziativa di oggi e mi dispiace di essere arrivata leggermente in ritardo, ma l'ho trovata molto densa e insomma ricca di pensiero. Il mio intervento non è un intervento storico, è più una riflessione culturale e politica e diciamo sull'incrocio e sull'incontro tra gli interventi di Roberto Chinello e Emanuele Zinato, che secondo me diciamo, rispetto ai quali, ma dico pensieri che mi sono venuti adesso, quindi ho fatto questa riflessione che è un po' una riflessione che mi porto, diciamo, che è il frutto del rapporto con il passato, appunto, che abbiamo e il futuro che abbiamo davanti. Roberto parlava del tradimento, no? Sostanzialmente, cioè del compromesso storico vissuto come è stato vissuto emotivamente e intellettualmente, anche se non soprattutto dalla generazione del 77 sostanzialmente o dei primi anni 70 come tradimento. Emanuele diceva una cosa in parte diversa, mi sembra, cioè si fermava lì, no? quando giovane della FIGC, probabilmente invece, non lo so, ecco, per tornare indietro riguardando a quella cosa, no? E all'incrocio tra autoritarismo militare e scelte neoliberiste degli anni 70 che sono anche le nostre. Io mi chiedo, e questo non lo chiedo diciamo per trasformare il vissuto storico, ma per pensare diversamente al futuro, se quella frattura che si è creata adesso, allora, tra chi pensava che quella fosse l'unica alternativa possibile e chi pensava che quello fosse un tradimento, mi chiedo se si fosse riusciti a non avere quel tipo di frattura, se quell'incontro auspicato da Berlinguer e che ovviamente aveva anche una serie di problemi, primo tra tutti la Democrazia Cristiana, non avesse però o non aprisse orizzonti diversi rispetto a quello di un'Italia sicuramente nella direzione di diventare un paese neoliberale. Cioè voglio dire, l'incontro tra quei partiti di massa, la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista e il Partito Comunista, era un incontro di storie e di vissuti contraddittori, però non era l'incontro di tre paesi, di tre partiti che avrebbero sposato facilmente il neoliberismo, nessuno dei tre. Allora questo ci lascia secondo me con una serie di domande, non rispetto agli errori di allora, però rispetto a come mettere in moto il realismo politico deprimente di Enrico Berlinguer con la prospettiva rivoluzionaria o comunque la prospettiva politica di un socialismo democratico o di un comunismo libertario di cui ci parlava Emanuele Zinato. Grazie. Thank you.
Vabbè, se ci sono altri interventi, altrimenti facciamo questo stacco e alle 5 ci vediamo nel giardino per la parte musicale. Grazie a tutti. Grazie.